Bentornati, benvenuti a tutti quanti ragazzi e ragazze, grazie a tutte quante le persone che si stanno iscrivendo al mio canale. Ragazzi, sono veramente contento perché io ho aperto questo canale per condividere con quanti avranno piacere di vedere le mie recensioni, i miei pensieri e quindi per puro divertimento, per pura sfida personale ed è bello vedere che le persone man mano si aggiungono, si aggregano, fanno comunità con diciamo questo mio progetto che ormai compie quasi un anno e mezzo. Allora, ragazzi, oggi sono qui a parlarvi di un brand che si sta affermando soprattutto nelle collezioni di noi più malati delle fragranze di nicchia in generale e delle fragranze, insomma, veramente molto belle, raffinate, super super splendide. E quindi parliamo oggi di Cajal, un brand stupendo, ragazzi, stupendo. Cajal si sta, come vi ho detto, affermando e ha tutta una serie di fragranze che, partendo da Cajal Lamar, secondo me uno dei profumi che ha l'ananas più buona all'interno, più bella, fruttata, succosa, fiorita, dolce. Insomma, ragazzi, andatevi a vedere la mia vecchissima ormai video recensione che è veramente da vedere perché è un profumo stupendo e se potete provatelo perché è veramente una fragranza che vi lascerà senza ombra di dubbio a bocca aperta. Oggi andiamo a presentare finalmente l'ultima novità di casa Cajal, ovvero Almaz, diamante in arabo. Vi faccio vedere innanzitutto la boccetta che per me è veramente un'opera d'arte indescrivibile. Abbiamo questo tappo fatto praticamente di metallo e plastica, ma veramente molto pesante, intarsiato di queste pietre naturalmente finte, proprio a richiamare quello che per gli arabi appunto è Almaz, il diamante, quindi abbiamo queste pietre preziose che vanno a diciamo richiamare quel punto importante. Dopodiché la boccetta è magnifica ragazzi, super pesante. La tengo così perché ho paura, siccome me l'hanno insomma un attimo dato per provarlo e ringrazio sempre il mio mitico amico, grazie mille, perché questa è una fragranza super super stupenda, spettacolare. Poi andiamo nel dettaglio. Allora, il tappo ovviamente si toglie anche in maniera un po' difficoltosa, quindi io penso che se voi tentiate di tenerlo per il tappo regge, ma non ci provate, se no va a finire per terra, dopo è colpa mia se va a finire per terra. E la fragranza, ragazzi, è un qualcosa di unico. Io lo adoro, cioè, veramente me ne sono innamorato sin da subito. Però prima una cosa importante, iscrivetevi al canale perché mi sostenete in maniera gratuita e mi fate un sacco piacere anche se lasciate un bel commento, un like e magari condividete questo video con quante persone possono essere interessate. Unica pecca di questa fragranza, ovviamente una cavolata, ma il pacco, diciamo il packaging esterno, la confezione. Diciamo sì, è una confezione standard in cartone, in carta, e dentro il profumo viene inserito, no? E viene estratto poi tramite il tappo. Diciamo che per una boccetta così bella, questo packaging, insomma, sì, è bella perché comunque è un carta spessa di qualità. Diciamo queste scritte in arabo, sono comunque, diciamo. Se voi li toccate sono non stampate, ma insomma si sentono con le dita. Non mi viene in mente il nome, scusate ragazzi. Poi dopo magari se mi viene in mente ve lo dirò. In rilievo, appunto, in rilievo. Passiamo adesso a quella che è la parte più importante, ovvero la fragranza in sé. Questa fragranza è un qualcosa di spettacolare. Apre in maniera frizzantina, adesso lo andiamo anche a spruzzare perché abbiamo in apertura tutta una serie di note agrumate con il ribes nero. Ecco, l'unica cosa che vi volevo dire è che per spruzzare questo profumo, cioè non si, la mia mano non lo riesce a tenere bene, quindi c'è sempre un po' la paura di buttarlo per terra e quindi con una mano mi risulta difficile spruzzare, veramente è un mio problema probabilmente. Allora, la fragranza apre frizzante, fresca, pulita, dolce, perché nel cuore troviamo una nota di iris rosa, troviamo l'eliotropio che dà questo senso di dolcezza, cremosità, un senso ovattato dolce, coadiuvato dalle note di
fondo estremamente dolci, quindi abbiamo vaniglia, abbiamo sandalo, abbiamo anche lo zucchero di canna, quindi abbiamo tutta una serie di note di fondo che contribuiscono a dare molta dolcezza a questa fragranza e la nota del lampone che gli dà quel tocco in più fruttato. La parte fruttata viene, diciamo, in evidenza ovviamente appena spruzzato. Ecco, già adesso la parte di agrumi più volatile sta piano piano lasciando lo spazio, ma anche quasi nell'immediato troviamo l'iris e l'eliotropio, questa cremosità, ma sempre più ingrediente principale di questa fragranza è questa parte sì fruttata, ma anche dolce e cremosa, leggermente talcata, data dall'iris eliotropio, l'eliotropio dà questo senso, no? Che vi ho appena detto. Le note di fondo, come sempre, danno manforte a quelle che sono queste note di cuore, che veramente, ragazzi, come durata è molto buona. Stiamo parlando dalle 6 alle 8 ore. Io oggi l'ho indossato un po' e posso trarre queste conclusioni. Allora, nelle prime 2-3 ore è una fragranza che proietta tanto e mi sono arrivati diversi complimenti, anche in positivo naturalmente, quindi diciamo che per 2-3 ore lascia una discreta scia. Ovviamente io non tendo ad indossare tanti spruzzi e penso che se voi abbondiate avete possibilità, diciamo, di aumentare un minimo quelle che sono le ore di diciamo scia e proiezione di questa fragranza. Come durata, che è diversa dalla scia, la scia è quanto la fragranza, no? Quando passate lasciate il vostro profumo dietro di voi. La durata su pelle, quindi quanto voi avete la possibilità, cioè per quante ore voi sentirete questa fragranza su di voi, sui vostri vestiti, è di almeno 8 ore. Io l'ho messo stamattina alle 7 e mezza e stasera dopo le 5 tornate a casa lo sentivo ancora discretamente. Quindi diciamo che come durata ci sta come scia anche per le prime 2-3 ore. Il fatto che sia una fragranza, diciamo che anche su Fragrantica mi sembra sia nominata come da donna, non vi deve ingannare. È una fragranza unisex, sicuramente non il profumo più maschile che sentirete voi ragazzi uomini, come a me, insomma, però devo dire che è una fragranza veramente meritevole di attenzione. La qualità delle materie prime, secondo me, anche in questo profumo, come in La Mar, c'è, per quello che mi può riguardare, per quello che ci posso, diciamo, sentire io con il mio naso. Quindi è un profumo di qualità, un profumo che sicuramente se voi lo indossate, quando arrivate dove dovete andare, lo sentiranno, se lo utilizzate, insomma, 5-6 spruzzi, insomma, quello che è. Io tendo a metterne sempre di meno, però comunque per dare un po' più di importanza al profumo si può anche abbondare tranquillamente. In quali occasioni utilizzarlo? In quale stagione? Allora, diciamo che io non sono una persona che tende ad indossare fragranze con il caldo, ovvero se in una giornata è proprio afosa, di quelle che si muore di caldo già dalla mattina, è difficile che io indosso questa fragranza. Diciamo che d'estate sarebbe meglio magari una serata, anche elegante, aperitivo, anche riva al mare, insomma, una cena ci sta. Per quello che riguarda anche le altre stagioni, con il fresco passa alla grande. Ovviamente queste sono delle mie opinioni, poi se voi lo volete indossare con l'afa potete farlo, io non sono nessuno per dirvi quando mettervelo, anche perché tendo sempre a non dirlo, perché per me, cioè quello che mi va, mi metto senza troppi problemi. La fragranza, ragazzi, come vi ho detto, è magnifica, unisex, magari diciamo per un'età di persone sopra 25 circa, ma comunque diciamo anche l'età è relativa, e veramente lascia questa diciamo scia, questo profumo che più che fruttato, perché sì, la parte fruttata in realtà ce l'abbiamo, però la colonna portante di questo profumo è proprio queste note talcate, cremose,
dolci, zuccherine, ma io non lo definirei un gourmand, cioè nel senso non è proprio gourmand, però è veramente dolce, quindi cioè, se non siete amanti delle fragranze dolci probabilmente non vi piacerà nemmeno questo, però ragazzi è veramente una fragranza meravigliosa. Vi faccio rivedere la magnifica boccetta, guardate qui solo il tappo quanto è bello, la boccetta è qui stampata in argento con queste scritte arabe e ovviamente davanti c'è scritto il brand con il marchio, no? Il marchio con il nome. È uno dei parfum, costa sui 195 euro per un 100 ml, unica taglia disponibile, ok? Lo potete trovare da la mia profumeria amica Cristiana Luxury Parfumery. Se vi iscrivete sul suo sito otterrete anche un 10% di sconto sui vostri acquisti, sul vostro primo acquisto, quindi magari ne approfittate. Che dire, ragazzi? Più di questo è veramente una fragranza sensuale, magnifica, che veramente voi vorreste sempre avvicinare il braccio per sentire questo profumo, perché è veramente un qualcosa di unico, un qualcosa di eccezionale. È veramente buono, sensualissimo, per un regalo alla vostra ragazza, a vostra madre, a vostra moglie, anche a vostro ragazzo se piacciono le fragranze dolci, eccetera, va più che bene. Ragazzi, qualsiasi domanda voi abbiate, mi raccomando, fatemela sotto nei commenti, abbiate assolutamente tranquillità nello scrivermi. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi, condividete il video, lasciate un like, commentate e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!